Ai microfoni di Blog Live, lo chef Antonino Cannavacciuolo, autore del libro in uscita In cucina comando io. Allora, perché la scelta di un libro? Perché passare dalla televisione alla scrittura di un libro? Come ripeto, il libro l'avevo già in testa da anni, un libro dove mi volevo raccontare, poi il libro per noi cuochi è come un po' la ciliegina sulla torta per chi ti racconta. In questo momento Cannavacciuolo ha fatto la televisione, è diventato un personaggio pubblico, allora Cannavacciuolo voleva dare un messaggio chiaro ai giovani che oggi vedono i cuochi in televisione, c'è il fenomeno cuoco, che si vogliono avvicinare. Allora un messaggio di questo libro significa: impara la tradizione, impara le ricette della nonna, i consigli, amare gli ingredienti, passione e tutto, e poi dopo, quando hai questa base forte, dare la tua linea di cucina e fare i tuoi piatti. Un aneddoto delle cucine da incubo, cosa succede? Beh, tante cose, ho visto delle persone un po' che vedevano la ristorazione facile, perché pure quello c'è il fenomeno che da fuori la ristorazione sembra facile, fanno i conti, ma dietro a quei conti ci sono delle linee molto dure, sia economiche che personale, come fatica fisica. Perciò non è facile, non è tutto oro quello che luccico. Dietro, io faccio ancora tutt'oggi delle giornate. Domenica scorsa mi sono alzato alle 9 del mattino, ho rivisto il letto martedì alle 2 di notte. Perciò non è solo il bello quello che appare, dietro c'è veramente tanto lavoro. Come avviene la scelta invece dei ristoranti? Questa la fa l'Endemol, la scelta con Sky, e ci deve stare una storia del passato, che loro cercano di andare a toccare un po' il passato per portarla oggi, cioè ci devono stare delle storie da padre a figlio, da litigio fra i due fratelli, qualcosa da raccontare. Se troviamo un ristorante perfetto non possiamo fare il programma. Quanto è diverso il suo stile da quello di Gordon Ramsay? Beh, io mi sento italiano, napoletano, e quello che mi dicono tutti che hanno visto in me è la mia umiltà e la passione che veramente metto nei piatti. Un'ultima domanda, se ci permette, sulla terra dei fuochi, un problema che stiamo vivendo in prima persona. Lei crede che venga compromessa la nostra immagine, e quale secondo lei una possibile soluzione? E io dico, lancio pure un appello a noi napoletano: vogliamo più bene a Napoli. Non aspettiamo che qualcuno raccoglie la carta da terra, diamo un messaggio che da domani raccogliamo tutti noi la carta da terra, così si possono cambiare. Se aspettiamo sempre che gli altri fanno qualcosa per noi, ci troveremo in una situazione non bella. Perciò diamo l'esempio, vogliamo più bene, da domani dobbiamo fare un mea culpa tutti insieme e ripartire. Secondo me Napoli ha delle potenzialità immense. Io sto girando il mondo e Napoli è bella, no? Lo dico perché sono napoletano. Napoli è bella, la dovete volere più bene a Napoli. Incominciamo a togliere noi la carta da terra, da un segnale, solo una carta da terra.